Come non andiamo avanti, non vedremo altri argomenti in questo corso, ne abbiamo già visti un bel numero, e proveremo, visto che abbiamo tutto il tempo oggi con calma, a fare un altro esercizio. Questo che avevo dato è in tecnologia internet e web il 17 giugno. Una cosa che non ho mai detto: tutti gli esami che trovate nel sito di tecnologia internet e web sono esami calcolati su 3 ore di compito, ok? Invece il compito che darò a voi lo faremo su 2 ore, quindi sarà più corto, ok? Allora, vediamo insieme l'esercizio. Diceva: realizzare un programma Java che elabori un file di testo contenente le informazioni relative a gare di Formula 1. C'è il titolo del Gran Premio, e poi dopo c'è l'ordine d'arrivo con la macchina che è arrivata prima, seconda e terza, non è detto che siano in quest'ordine, e poi dopo c'è il titolo della scuderia, e poi è il tempo che ci ha messo, e l'altro è il numero di sosta dei box, ok? Quindi divisi in questa maniera. Il programma, vediamo cosa deve calcolare. Dobbiamo trovare la squadra che è arrivata prima in più gran premi, trovare la squadra che ha realizzato il tempo medio inferiore, trovare il numero massimo di soste ai box per ogni team, per ogni squadra. Quindi, giusto per fare l'esempio, trovare la squadra arrivata prima più gran premi, in questo caso mi sembra Ferrari, perché ci sono soltanto 2 gran premi, Ferrari è arrivata prima in tutte e 2, è la squadra che è arrivata prima in più gran premi in assoluto. Trovare la squadra che ha realizzato il tempo medio inferiore, qua bisogna fare la media, i numeri sono sparati a caso e vedremo cosa viene fuori. Trovare il numero massimo di soste ai box per ogni team, quindi in particolare Ferrari si è fermata 2 volte, Mercedes si è fermata 3 volte, McLaren 3, Red Bull 2, ok? Praticamente in questo esempio qua semplice è solo questo Mercedes 3 che sovrascrive, tra virgolette, questo Mercedes 1 che tiene conto del numero di fermate. Stampare il file di input mettendo gli arrivi nel giusto ordine, 1, 2, 3, e stampare la seguente tabella, dove abbiamo in ogni riga Ferrari, il team, in ogni colonna primo, secondo, terzo, e puoi contare quante volte Ferrari è arrivata prima, quante volte seconda, quante volte è arrivata terza, McLaren quante volte prima. Ok, allora, come prima cosa dobbiamo sempre cercare di, per risolvere un esercizio così, dobbiamo cercare di trovare una strategia per rappresentare i dati, e una strategia che da un lato sia semplice da attuare, cioè leggendo il file deve essere semplice, tra virgolette, arrivare alla rappresentazione dei dati. Dall'altro lato deve essere utile questa rappresentazione per risolvere i nostri esercizi. E qui, diciamo, abbiamo piccolo problema, tra virgolette, nel senso che se volessimo, immagino che vedendo questo file tutti noi pensiamo di realizzare, di rappresentare questa struttura avendo un gran premio, cioè avere una classe gran premio che contiene l'ordine di arrivo di quel gran premio, quindi conterrà ad esempio una classe che chiameremo, non so, arrivo, dove ci sarà o informazioni gara, una cosa del genere, dove ci sarà numero di posizione, string del team, della squadra per dove è arrivata, double il tempo per completare il gran premio e il numero di soste in box, d'accordo? Se realizziamo una struttura di questo tipo, okay, noi praticamente arriviamo ad avere una lista con tutti i gran premi
all'interno della quale ci sono le varie squadre che hanno partecipato a quel Gran Premio, d'accordo? Quindi facendo così avremo potremmo pensare di avere ad esempio un array oppure un array list, e avremo un gran premio, un array di gran premi. Dentro ogni gran premio ci sono le informazioni relative al primo, al secondo e al terzo. Quindi questa è una rappresentazione facile da ottenere, ma e va molto bene, diciamo, per ottenere questa cosa qua, tipo stampare il file di input mettendo gli ordini d'arrivi nel giusto ordine, 1, 2, 3. Ma invece per tutti gli altri punti, ok, vediamo che non è molto, molto conveniente come struttura, perché tutti i punti non chiedono per ogni gran premio fai una cosa, oppure trova il gran premio tale per cui succede questo, oppure un'altra cosa. Tutti i punti sono del tipo trovare la squadra che, trovare la squadra che, trovare il numero massimo di soste ai box per ogni team, quindi trovare la squadra che e il numero di soste ai box che fa. Anche questa tabella qua, nelle righe ci sono le squadre, non ci sono i gran premi, d'accordo? Quindi in generale, perché questa struttura è leggermente, è un po' più scomoda da utilizzare se abbiamo da fare molti esercizi con delle squadre? Perché chiaramente potrebbe succedere che qua c'è ad esempio Ferrari è arrivata anche qui, e io tutte le volte che devo operare con la Ferrari per scoprire il tempo medio, quante volte è arrivata prima, il numero di cose, devo ogni volta girare per tutta questa struttura e trovare il Ferrari di conseguenza, d'accordo? E poi dopo di nuovo devo fare tutte quelle parti del tipo quali sono, prima di rispondere a ognuna di quelle domande dovrei sapere quali sono i team in assoluto che sono presenti nel mio sistema, d'accordo? Invece con i dati organizzati in questo modo è molto comodo dire quali sono i gran premi o fare delle cose per i gran premi, non per i team. Quindi quello che secondo me conviene fare è, visto che questa lettura qui del file è facilissima da realizzare, praticamente leggere i file sequenzialmente e basta, e che comunque serve per il punto 4, comunque io leggerei il file in questa struttura, ma subito dopo, prima di fare i punti, riorganizzerei le informazioni in una struttura di questo tipo. Ad esempio potremmo pensare una struttura, adesso vedremo poi meglio come, che invece ad ogni team associ, ad esempio che il team Ferrari ha partecipato al Gran Premio 1 con queste informazioni, al Gran Premio 3 con queste informazioni e via così. Così che questa struttura invece sarà molto comoda da essere utilizzata per tutti gli altri punti, d'accordo? Allora, partiamo per gradi. E intanto facciamo il programma che legge il file e cerchiamo di costruire questa prima struttura qui, che è quella più facile, ok? Quindi siamo arrivati al 26. La classe la chiamo Gran Premio. E qui
per ogni gran premio potrei rappresentarlo come il titolo, nome del gran premio. A questo punto ci potremmo mettere chiamiamolo un array di piazzamento, faccio il suo costruttore, okay. E adesso il piazzamento sono le altre informazioni del mio nome piazzamento, dove ci sarà un team. Posizione, double tempo e int numero soste. Ok, quindi il gran premio con dentro il suo piazzamento tiene conto, può rappresentare tutti i dati che erano nel mio file iniziale. Facciamo il solito costruttore. Costruttore che semplicemente cosa fa? Prende in ingresso i parametri con cui descrivere questo piazzamento e li incamera, dicevamo, dentro l'oggetto piazzamento che andiamo a creare. Quindi string team, int pos, double tempo, int n soste. Tutte queste informazioni qua, quando le vogliamo incamerare, abbiamo detto, arrivano dall'esterno, dai parametri, e le salviamo all'interno dell'oggetto facendo dis.team uguale a team, dis.pos uguale a pos, dis.tempo uguale a tempo, dis.nsoste uguale a nsoste. Torniamo di là dal Gran Premio, adesso. Il Gran Premio lo costruirò con un nome. Voi vedete qui, sono partito con un piazzamento fatto in termini di array, perché, questa è una cosa adesso, perché qui diciamo che mi segno soltanto sempre la prima, la seconda, la terza posizione di arrivo del Gran Premio. Se in un altro esercizio ci fosse un numero di arrivi variabile che io tengo conto in ogni Gran Premio, okay, di nuovo potevo scegliere se utilizzare un array, mettendoci un array molto grande, 100, e poi dopo utilizzare comunque l'array stesso, oppure usare un array list fondamentalmente, okay? Un array list dove posso inserire di volta in volta le informazioni. In questo caso utilizziamo un array, visto che sono soltanto 3, so che posso fare un array, un piazzamento di 3 elementi. Mettiamo direttamente in questa classe qui il main che fa partire il programma, legge il file e fa quello che deve fare. Main. String. Qui non c'è una regola su dove vada il main, diciamo, ok? Il main di solito si mette o in una classe, tra virgolette, casuale, una classe
abbastanza di quelle generali del nostro programma, oppure si può anche creare una classe apposta per contenere il main, a seconda di come si vuole procedere. E ci prepariamo il nostro file, che lo copio qua dentro, quindi sono nel progetto 26, clicco col destro, nuovo file, chiamo dati.txt, copio, ok, e facciamo il solito ciclo di lettura, d'accordo? Quindi buffered reader year uguale new buffered reader new file reader dati.txt Siamo arrivati dentro il nostro file. Io so che la prima riga che leggo è quella di un gran premio, ok? È sicuramente il titolo di un gran premio. Quindi innanzitutto, diciamo, ho bisogno di una struttura per contenere tutti i gran premi, ovviamente, d'accordo? Quindi, mettiamo la qui nel main, possiamo fare un array list che contenga i vari gran premi che utilizzo. Quindi, array list, gran premi, gran GP. Ok, quindi mi sono creato una array list di gran premi in modo che quando sono qui dentro al ciclo while e trovo un gran premio, ho il posto dove creare il mio nuovo gran premio. Infatti posso fare gp.add new gran premio line. Se facessimo così avremmo line con anche i due punti, d'accordo? Se volessimo togliere i due punti, cosa possiamo fare? Possiamo fare un substring partendo dalla posizione 0 andando fino, allora se mettessi line.length sarebbe tutta la dimensione della stringa. I due punti sono l'ultimo carattere, quindi faccio meno 1, così che tolgo l'ultimo punto di questa stringa. Ok? E adesso vediamo questa cosa qua importante. In generale, se il mio file ha una struttura tale per cui io so che dopo la prima linea del titolo ci sono sempre 1, 2, 3 linee che sono i tre piazzamenti, poi ci sarà un'altra linea del titolo, ok? Quando io so che la struttura del file è esattamente questa, con esattamente 3 linee dopo alla struttura del titolo, potrebbe essere conveniente fare una cosa di questo genere: string l1 è uguale a br.readline.
perché così facendo praticamente, guardiamo cosa succede nel mio programma. Entro in questo ciclo while e leggo la prima linea, che è il nome di un gran premio. Dopo leggo sempre tre linee, ok? Sono sicuro che ci sono, perché dopo un gran premio c'è sempre i tre elementi che sono l'ordine d'arrivo, 1, 2, 3, 3, 1, 2 o qualcosa di questo genere. Alla fine il ciclo while torna in alto e a questo punto posso avere un altro gran premio, e in questo caso lo leggo, oppure posso aver finito i gran premi e in questo caso termino la lettura del file. D'accordo? Questo approccio qui, che in generale è abbastanza comodo, funziona ovviamente solo se so che per ogni gran premio dopo ci sono esattamente tre linee, ok? Se in un altro tipo di programma non ci fosse questa regola qua delle tre linee, ma vi avessi detto in generale ci sono i piazzamenti, ce ne possono essere tre, come quattro, come cinque, come sei, allora ovviamente questo approccio qui non andava più bene, perché non sapevo più quanti read line metterci, ok? Dovevo gestirlo in modo diverso. Avrei dovuto gestire praticamente mettendo, come abbiamo fatto un po' l'ultima volta, mettendo un if sulla line, per ad esempio verificare che, non so, se la linea finisce con il carattere due punti, allora vuol dire che è la linea di un gran premio, e in quel caso va trattata in una maniera. Se invece non hai due punti, allora è un'altra linea che andrà gestita in un'altra maniera. Okay? Facciamolo in questo modo, in questo senso. Ok? Se lo facciamo in questo modo, ok, con L1, L2, L3, facciamolo così, faccio un for qua dentro, per i che va da 0 fino a 3, i uguale a 0, i minore di 3, i più più, dove? Intanto leggiamo la linea di un piazzamento. E poi dopo, adesso lo dobbiamo splittare nelle sue componenti, ok? Quindi, vediamo come la potremmo splittare. Potremmo usare la virgola come primo carattere di split, sicuramente una cosa buona, e poi dopo, qua c'è un punto, guardare un attimo come si può gestire questo discorso qua del punto per dividere il team dall'ordine di arrivo. Qua lo posso fare già in un'unica botta, qua metto quadra e poi qua ci metto split. Cerchiamo di estrarre intanto il numero di arrivo. Il z è uguale a integer.parsint. Cosa ci scrivo qui? P0. Punto. Sta per posizione e nome, è p0.split. Ok? Questo pn è un array di due stringhe, la stringa 0 contiene la posizione, la stringa 1 contiene il nome del team che è arrivato in quella posizione.
Okay. L'altra possibilità, anziché fare questo split, era quello di usare dei substring tipo 0,1, si prendeva il primo elemento che è la posizione e poi dopo 2 fino alla fine che è il team uguale. Ok, quindi Pn di 0 è il mio team, string team è uguale a Pn di 1 è il nome del team, poi double tempo qui cosa ci metto? Pd1 e int soste pd2. Ok, questo perché appunto guardando qui chiaramente quando splitto per la virgola tutto questo pezzo qui è 0, 1 è il tempo e 2 è il numero di soste, poi lo 0 a sua volta lo splitto nel numero e nel nome. Posso creare adesso un piazzamento. Piazzamento. Qui sempre di quei trucchetti di Eclipse, una cosa che non mi ricordo se ve l'ho mai detto. Se quando in un costruttore premete CTRL spazio, vi vengono i suggerimenti per i parametri da passare a questo costruttore. Quindi in questo caso vedo che il piazzamento vuole per essere costruito una stringa che è il team, la sua posizione, il tempo e il numero delle soste. Quindi team, iz, tempo e soste. E qua guardate la cosa che posso fare, che è un po' un vantaggio di aver usato gli array dentro Gran Premio per memorizzare il piazzamento. Posso dire del Gran Premio gp. Era meglio crearlo Gran Premio. Accesso a una variabile x in modo semplice. Adesso posso fare x.p piazzamenti, guardate, e lo metto nella posizione p0 in pz-1 uguale a piazza. Ok? Qual è il vantaggio di fare questa cosa? Che adesso dentro l'array p gli arrivi sono già ordinati, d'accordo? Perché io so che pz è il piazzamento che va 1, 2, 3, ok? Ma può essere anche invertito, poteva essere anche 2, 3, 1, 3, 2, 1 e qualsiasi ordine. Già che ci sono, li metto già ordinati dentro al mio array P dei piazzamenti relativi a un Gran Premio. Così che adesso nel piazzamento l'1 va a finire, l'1 era il piazzamento in posizione 1, va a finire in P1-1,0 nella prima cella dell'array dei piazzamenti, il 2 va a finire nella 1, il 3 va a finire nella 2 e così dentro ai Gran Premi è tutto già ordinato. Aggiungiamo solo un po' di metodi toString per stampare il tutto in modo da vedere che fino adesso abbiamo letto correttamente il nostro file. Quindi dentro piazzamento metteremo public string toString
sto concatenando le stringhe, quindi la posizione tra dei tagli, tempo, soste. Stessa cosa faccio per il Gran Premio. Mettiamoci come al solito nome e poi a capo e poi con un for ci concateniamo, res più uguale x. Quindi cosa sto facendo con questo metodo toString? Sono partito da un nome e ho concatenato con la capo. Poi devo metterci tutti i piazzamenti di questo Gran Premio, l'1, il 2, il 3. Qui l'ho fatto con questo for qui. Ho detto per ogni piazzamento nell'array dei piazzamenti, ok? Al risultato ci concateni la x che abbiamo visto che siccome abbiamo già fatto il metodo toString dentro il piazzamento, tutte le volte possibili verrà chiamato il metodo toString. Quindi qua in pratica è come scrivere x.toString più barra m e alla fine ritorno questo risultato. Alla fine posso semplicemente stampare la lista dei Gran Premio. Gran Premio x.gp. Stampiamo la X. Public static. Ok, vediamo cosa dice. Dice array index out of bound exception. Cerchiamo di capire, ad esempio, il tipo di errore di questo genere come si risolve. Dice index out of bound exception. Secondo voi cosa vuol dire questo errore? Esatto, vuol dire che index out of bound exception vuol dire che l'array pn è l'unico array che ho, quindi per forza si deve riferire a questo, sembra di aver superato la lunghezza di questo array, ok? Che è molto strano perché abbiamo messo qua uno 0, d'accordo? Quindi cerchiamo di capire come mai. Per capirlo potremmo usare il debugger. Okay. Oppure ci aggiungiamo per adesso una print line, vediamo, visto che sospettiamo che sia pn di 0 l'errore, ok? E pn viene da uno split di p0 col punto, stampiamo p0, ok? Stampo p0, così se chiaramente mi stampa qualcosa senza il punto, mi posso aspettare che ci sia qualche problema. D'accordo? Perché chiaramente se questa stampa qui, vediamo cosa stampa e poi lo discutiamo. Ok, allora ha stampato, ok, questo che si adesso ve lo spiego, probabilmente era una cosa difficile che non avevo pensato.
La mia idea era questa. Questa è l'ultima linea che lui stampa, questo P0, e poi dopo va in errore. Okay? Allora mi si chiede, come mai questa linea qui dà errore? Perché evidentemente questo split non ha funzionato. Okay? L'unico motivo per cui può dare un errore di questo genere, index out of bound exception, è che questo split non abbia funzionato. Cioè, che io ho preso questa stringa qui, che è quella che credevo che non venisse in questo modo, lui l'ha provata a splittare, non c'è riuscito per una qualche maniera, e l'ha provata a splittare, non c'è riuscito, e quindi chiaramente adesso dentro PN non ha più la divisione tra la posizione e lo zero. Okay? Questo è perché una cosa che non abbiamo visto bene: lo split, come anche altre operazioni delle stringhe, qui non vogliono esattamente una stringa, ok? Vogliono quella che si chiama una regular expression, ok? È una cosa che non abbiamo visto e non vedremo, però diciamo è un meccanismo molto potente e flessibile per andare a indicare dei caratteri o degli elementi all'interno di una stringa. Ad esempio, supponiamo che io volessi splittare per tutti i numeri, indipendentemente da quale numero è. Cioè, se ad esempio io avessi Marco 1, Mamei 3, Giovanni 4, Matteo X, 0, ok? E volessi splittare questa stringa solo per i numeri, ok? Esistono dei modi, esistono delle stringhe particolari che io inserisco al posto che questa stringa qua, per andare a specificare tutti i numeri in generale, ok? Quindi le regular expression sono questa sintassi che mi permette di specificare più cose che non soltanto le stringhe. Fatalità, il punto è un carattere speciale di queste regular expression, ok? Per cui lui qua non sta capendo splitta questa cosa qui secondo il carattere punto. Lui sta cercando di interpretare questo punto qui come un carattere speciale di questa regular expression, quindi si confonde a questo punto e non splitta più l'operazione. Tutte le volte che siete nel sospetto, adesso questa cosa qua è un po' particolare, tutte le volte comunque che siete in un sospetto di questo tipo, cioè che il vostro split non stia funzionando per via del fatto che uno dei caratteri che avete inserito possa essere una regular expression, basta metterci due barre davanti, ok? Quindi, che è fondamentalmente un carattere di escape, ok? Come il barra n per mandare a capo. Queste due barre qui vogliono dire, guarda, il punto, consideralo veramente un punto, non una regular expression di un punto. E così dovrebbe andare. Ok. Ok, quindi, questo, adesso, spero di starci attento e che non capitino mai queste cose qua, d'accordo? In generale, la regular expression è una cosa che non vedremo. Ricordatevi, se mai dovete spezzare una cosa con un punto, dovete metterci barra barra punto, ok? E in generale, tutte le volte che una regular expression non vi sembra che dia i risultati che voi avevate in mente, ricordatevi che a volte occorre, per una cosa che non abbiamo visto, mettere due barre davanti al carattere che state usando per splittare. Okay? Quindi anche tipo, non so, le parentesi tonde, le parentesi quadre, le parentesi graffe, sono tutti caratteri un po' particolari che richiedono il barra barra per essere considerati correttamente. Ok, quindi questo è il risultato dove viene il titolo del Gran Premio, e poi dopo vedete, per via di come abbiamo inserito le cose dentro gli array, viene già memorizzato tutto bene, per tutti in ordine, ok? E quindi praticamente già al punto 4 l'abbiamo sistemato. Vediamo adesso
quel processo di trasformazione. Allora abbiamo visto che questo tipo di organizzazione dei dati non ci va del tutto bene per risolvere il nostro problema, ok? Vogliamo girare le informazioni mettendo il team come elemento principale e con all'interno le informazioni relative ai gran premi. Quindi conviene in questo caso creare una classe, possiamo creare una classe team, che avrà un nome, e poi dopo avrà un insieme di informazioni relative ai gran premi a cui questo team ha partecipato. Okay? Allora, adesso non so se chi forse l'ha riprovato a fare a casa magari se lo ricorda. Una tentazione che potremmo avere, ok, per rappresentare il team, a questo punto è di metterci qui un array list di gran premio, ok, GP, e poi continuare così per dire team Ferrari partecipa a più gran premi, ogni gran premio ce l'abbiamo in questo modo qui, e a quel punto leggerò quell'array list che abbiamo messo qui dentro nel gran premio e lo riconverto in un array list o un'altra struttura con team come elemento principale con dentro i gran premi di conseguenza. Questo modo di procedere non è molto diverso da una cosa che abbiamo fatto forse nel primo esame che abbiamo fatto, dove avevamo gli studenti e gli esami, e a un certo punto abbiamo cercato di invertire, avevamo tipo un esame con dentro i suoi studenti, e a un certo punto abbiamo cercato di invertire e mettere gli studenti con dentro i suoi esami, ok? E se vi ricordate, anche nella spiegazione, ci siamo trovati in grossa difficoltà perché a un certo punto avevamo gli esami con dentro gli studenti, ok? Poi dopo abbiamo provato a mettere gli studenti con dentro gli esami, ma diventava difficile, ho uno studente dentro all'esame di analisi, voglio sapere che voto ha preso quello studente nell'esame, ok? Diventava leggermente complesso perché dentro l'esame c'erano non solo il voto di quello studente, ma di tutti anche gli altri studenti che erano in quell'esame. E quindi abbiamo dovuto aggiungere metodi per ritrovare il voto di quello studente lì in particolare, così. E qua praticamente, se seguiamo questa strada qua, otteniamo lo stesso piccolo problema, d'accordo? Cioè, supponiamo ad esempio di realizzare il team Ferrari, di mettergli dentro un gran premio. Adesso ad esempio vogliamo scoprire quante soste ai box ha fatto la Ferrari in questo gran premio. Certamente potremmo fare: dal team arriviamo al gran premio, dal gran premio abbiamo questa struttura qui, e per scoprire la Ferrari in particolare quante soste ha fatto, dobbiamo di nuovo scorrere questo array dei piazzamenti e dall'array dei piazzamenti andare a vedere se il nome che ho dentro il piazzamento è uguale al nome del team originale, allora quello è il piazzamento giusto. Okay? Quindi le scelte che abbiamo sono queste: o diciamo va bene, vado avanti così e aggiungo i metodi che abbiamo, oppure non voglio questo. O qui ci metto ad esempio un array di piazzamento, un'altra possibilità.
se ci mettessi dentro una release di piazzamenti, vuol dire che in fase di costruzione di questo della release del team, okay, vado direttamente a metterci dentro queste informazioni relative a un gran premio. Ok? Questo approccio qui funziona bene solo se non devo mai aver bisogno del nome del gran premio. Ok? Se ad esempio avessi, se supponiamo di fare un approccio del genere e l'esercizio richiede dimmi il gran premio in cui la Ferrari ha fatto più stop, con un approccio di questo genere sono fregato, perché da Ferrari poi ho i piazzamenti, vado a guardare i piazzamenti, trovo il piazzamento che ha il numero maggiore di soste, ma ho perso l'informazione di quel piazzamento in quale gran premio era. Ok? Di nuovo, potrebbe essere comunque una possibilità, potrei decidere di aggiungere una stringa gran premio in questo piazzamento, ok? In questo modo dopo ho di nuovo accesso al piazzamento stesso. Okay? L'altra possibilità ancora è quella di creare un'altra classe, ok? Quindi dico, bene, in fondo le classi che ho usato fino adesso le voglio lasciare così perché ho visto che mi andavano bene, funzionavano, ero contento. Adesso ho bisogno di un'altra classe, io lo chiamo, faccio un'altra classe, le chiamo Team Info, informazioni di un team per il Gran Premio, e mi creo un'altra classe, ok, per rappresentare queste informazioni. Okay? Quindi ripetiamo un attimo qui alla lavagna, giusto per chiarire i punti. Quindi, le soluzioni che a me sono venute in mente, poi ce ne possono essere mille altre, ok? Abbiamo detto è avere un array list di gran premi. Quali sono i pro, le cose buone di avere la re-list di gran premi? Io direi come pro molto facile da creare, ok? Io mi immagino già che a partire da una struttura di questo genere, dove avevo già una re-list di gran premi, io quello che devo fare è semplicemente scorro la release di gran premi, vado dentro a guardare i piazzamenti per ogni team, ad ogni team che creo ci aggiungo il gran premio stesso. Ok? Quindi qua come pro direi creazione. Uno svantaggio di questo release di gran premi è che abbiamo visto diventa un attimo difficile, una volta avuto un gran premio, recuperare le informazioni di piazzamento del mio team in quel gran premio. Ok? Occorre un metodo per recuperare info piazzamento. Se facciamo la release di piazzamenti,
vantaggio è che mi sembra molto pulita come soluzione, non so, adesso non c'è una regola fissa, ok, qui per decidere queste cose qui, come mi sembra proprio che un team possa essere descritto dai piazzamenti che ha avuto nei vari gran premi, quindi mi viene molto naturale avere team con dentro dei piazzamenti, ok? Quindi non so, chiamo object oriented, ok? Molto naturale la modellazione di oggetti di una cosa del genere, mentre invece che un team abbia dentro un gran premio forse leggermente meno. Anche in questo caso occorre recuperare il nome del gran premio, occorre recuperare il nome del gran premio. Per quanto riguarda il team info, il vantaggio è facciamo la classe come vogliamo, libertà di azione la chiamiamo. Uno svantaggio è più codice, okay? Dobbiamo scrivere un pochino più di roba, d'accordo? Dobbiamo scrivere di nuovo una nuova classe, public class, team info, fare il costruttore, metterci dentro le cose e quant'altro, ok? A quanti verrebbe da fare la soluzione 1? Nessuno. 1. La soluzione 2? Soluzione 3? Aspetta, non avevo una platea di mani, altrimenti c'è un problema. 2. E... ci sono altre idee oltre queste? Qualcuno, cioè, che non ha risposto perché... un'altra idea. Allora, a me, se dovessi farlo io, farei questa soluzione qua col piazzamento, ok? Sembrerebbe che con poco riusciamo a recuperare il nome del gran premio, cioè aggiungo una stringa nel piazzamento, recupero il gran premio e ho finito molti dei miei problemi, ok? Forse più facile, quella che farei, però adesso lezione, è questa 3 qui, ok? Nel senso che in generale posso capire, specialmente all'esame, con un attimo la pressione del tempo e quant'altro, che se ho fatto una classe piazzamento che mi funziona per determinate cose, non voglio andarla a scasinare aggiungendo cose, ok, che potrebbero creare problemi successivamente, d'accordo? Quindi, specie con il vincolo di tempo, come ad esempio l'esame, non è male l'idea di dire, se c'è una cosa che l'ho fatta e quella va bene, cerco di non toccarla, ok? Piuttosto costruisco delle altre cose, piuttosto che andare a modificare una cosa che avevo fatto prima, anche se questo mi occupa un po' più di codice, d'accordo? Quindi, grosso modo vanno tutte bene, non c'è da fare un granché, ok? Grosso modo vanno tutte bene, facciamo questa, la soluzione numero 3, team info, giusto per. Quindi non voglio andare a toccare le cose, non voglio fare niente, voglio creare una nuova classe che si chiama team info. Che avrà una stringa di un gran premio, un double sul tempo che ci ha messo quel team nel gran premio e un intero, la posizione all'interno di quel gran premio, e questi qui sono i dati di un determinato team all'interno del gran premio. Faccio il costruttore.
e salvo tutte le variabili. Ok, quindi semplicemente mettiamoci anche un metodo toString per stampare queste cose qui. Ritorno il gran premio più il tempo più la posizione. Ok, torniamo nella mia classe team, ha un nome e un array list di team info. Suo costruttore, quindi diciamo che almeno per quello che vedremo in questi esercizi qua e anche l'esame, diciamo, è molto semplice, almeno come prima battuta: se fate la classe, fate il costruttore che incamera i parametri e mettete un metodo toString, difficilmente è una cosa sbagliata, ok? Vi tornerà comunque utile. String importante è, ovviamente, nel costruttore ci vanno messe solo informazioni che vi aspettate di possedere quando creerete l'oggetto. Ok? Questo cosa vuol dire? Quando io adesso analizzerò o il file o i dati che avevo prima e voglio creare un team, difficilmente credo di avere già anche a disposizione l'array list di team info. Quello verrà dopo. Ho trovato un team e poi, man mano che trovo dei team info, aggiungo delle cose all'array list. Ok? Quindi è difficile fare le cose fatte bene se mettiamo nel costruttore anche l'array list, perché ci troveremo poi nella situazione di voler creare un array list, di voler creare un team, ma ancora non avere le informazioni team info che servono per creare quel team lì. Okay? Quindi in generale mettiamo nel costruttore solo le informazioni che possiamo avere immediatamente in quel momento lì. Okay? Come ad esempio qua nel Gran Premio, il costruttore di Gran Premio era soltanto il nome, perché quando leggo la prima linea non ho ancora letto la prima linea del file, non ho ancora letto i posizionamenti delle squadre in quel Gran Premio. Okay? E quindi se avessi messo più cose dentro al costruttore di Gran Premio mi sarei trovato un po' nella difficoltà di leggere la prima linea. Ho capito che stiamo parlando del Gran Premio di Silverstone, ma ancora non lo posso creare, perché devo aspettare di leggere le altre cose per poi creare tutto insieme. Questa cosa qui di solito è più complicata. Conviene mettere un costruttore tale per cui appena leggo la prima linea, la prima informazione, posso creare l'oggetto. Poi ci metterò le altre cose. Un team, probabilmente inizialmente leggeremo soltanto il nome. Nel costruttore ci mettiamo soltanto nome. Mi sono sbagliato, si chiama. Ecco qua un'altra cosa che, ad esempio, qua mi sono sbagliato, ok? Qua lo volevo chiamare team info, ma invece la classe l'ho chiamata team info, ok? In generale, questa è una cosa importante, cambiare semplicemente il nome così in team info non va bene, ok? Perché una regola che non abbiamo visto bene è che il nome di una classe Java deve essere uguale al nome del file. Ok? Quindi se il file si chiama teminfo, la classe si deve chiamare teminfo. Okay? Quindi qua il modo per risolvere questa cosa qui è andare nel file, cliccare col destro, refactor, rename, team info, finish.
e adesso mi cambia automaticamente anche qua. Quindi in generale, se volete cambiare il nome di una classe, non modificate mai questa cosa qua. Modificate il nome del file, tra virgolette, in questo modo qua. Clicco col destro, refactor, rename, rinomino, e automaticamente anche la classe vi viene rinominata. Ok. Torniamo nel nostro... Quindi ci siamo preparati le strutture dati che conterranno le informazioni girate, cioè con prima il... Bene. Adesso l'operazione che vogliamo fare, possiamo sempre farla qua in questo main, è quella di andare a leggere l'array list di Gran Premi e creare un array list di team. Leggiamo la release dei Gran Premi e creiamo, aspettate un attimo, scusate, una release di team, che in verità non farei una release. Allora, qui è chiaro che per farlo così, cioè per pensarci prima, ci vuole un po' di esperienza, d'accordo? Però pensiamo alle operazioni che faremo adesso. Adesso, diciamo, quello che dobbiamo fare per trasformare l'array list di Gran Premi in, tra virgolette, un array list di team, qual è? Faremo chiaramente un for sui Gran Premi, ok? E in particolare pensiamo alle operazioni che dobbiamo fare per fare questa conversione. Allora, prendiamo il primo, quello che dovremmo fare è questo, prendiamo il primo Gran Premio, andiamo dal Gran Premio a vedere i suoi 3 posizionamenti. Prendiamo il primo posizionamento, ad esempio c'è scritto 1 Ferrari con un determinato tempo e determinate cose. Adesso l'operazione che dobbiamo fare è questa, è chiederci: nella ArrayList di team c'è già Ferrari? Se c'è, allora dobbiamo prendere quell'oggetto team e metterci dentro i dati del nuovo posizionamento, ok? Cioè i nuovi team info. Se non c'è, devo creare un nuovo team info, ok? Ve lo provo a scrivere nella lavagna. Questo forse lo scrivo qui alla lavagna, perché sebbene è calato su questo esercizio, è una cosa molto generale, che capita spessissimo. Allora, qui abbiamo una lista dei Gran Premi e vogliamo arrivare ad avere una lista dei team. Allora, l'idea qual è di questo, della cosa che dobbiamo fare? È quella: prendiamo il primo Gran Premio, dal primo Gran Premio andremo a prendere i suoi 3 posizionamenti. Primo posto, secondo posto, terzo posto. Dentro ogni posizionamento troviamo un team, che in questo caso si chiama Ferrari. Ok. Adesso dobbiamo capire: Ferrari c'è già nell'array di team? Allora, all'inizio ovviamente non ci sarà, ok? Quindi dovremo creare un nuovo team, il nuovo team Ferrari.
che dentro a quello che è il suo team info, alla sua lista di team info, aggiungere il piazzamento di questo primo gran premio, ok? Poi dopo qui ci sarà un'altra scuderia, McLaren, Toro Rosso, arriviamo alla seconda e magari c'è di nuovo il suo piazzamento e qui c'è di nuovo un Ferrari. Dobbiamo andare a vedere team, c'è già il team Ferrari? Se c'è già, dobbiamo recuperare tra virgolette questo oggetto qui e aggiungere le informazioni di piazzamento del secondo Gran Premio dentro alle informazioni di Ferrari e via così, okay. Ora, con un po' di, ci vuole un po' di esperienza, ma in tutta questa operazione qui, ok, la cosa appunto più difficile è grosso modo capire se un team c'è già nell'array list di team e se e quando c'è recuperare quell'oggetto, ok? Fatte queste due cose è semplicemente un leggere, creare oggetti e metterli dentro, inscatolarli gli uni dentro gli altri, ok? L'unica cosa un pochino complicata è questa, capire se un team c'è già nell'array list di team e se c'è recuperare quel team lì, d'accordo? Noi abbiamo visto una struttura dati che fa esattamente questa cosa, ok? Sono le hash map. Le hash map sono quelle cose che è una tabella, io posso chiedere, c'è questa chiave Ferrari? Se c'è, mi dai automaticamente le sue informazioni, se non c'è mi dai nulla e in questo caso lo creerò, ok? Quindi si può sempre fare tutto in tutti i modi possibili, ma qui secondo me è più comodo proprio in virtù del fatto che un'operazione che dobbiamo fare molto spesso, l'unica operazione difficile in questa parte del programma, è vedere se un team c'è già e se c'è, prendere le informazioni. Quando vi trovate in una situazione che state pensando devo fare una struttura in cui aggiungo delle cose ma senza duplicati, perché ovviamente non voglio in questa lista qua due Ferrari, ok? Voglio una sola Ferrari con tutte le sue informazioni senza duplicati e voglio facilmente recuperare le informazioni che avevo messo precedentemente dentro Ferrari, pensate sempre che le hash map potrebbero essere una cosa comoda. Quindi in questo caso creo un hash map dove mapperò delle stringhe in team. Per ogni gran premio, per ogni piazzamento, cosa devo fare? Mi chiedo, team è uguale a teams.get p.team. Sto esaminando il gran premio di Silverstone. Il primo piazzamento è arrivata la Ferrari con un determinato tempo e un determinato soste. Mi chiedo, Nella tabella di tutti i team c'era il team Ferrari in questo caso? Se sì, mi metti qui le informazioni, se no mi metti null. Se t è uguale a null vuol dire che è la prima volta
che trovo il team Ferrari nel mio sistema, e quindi faccio T è uguale a new team P.team, creo il team Ferrari e lo metto dentro nella mia tabella. Teams.put. La Ferrari con T. Quindi mi sto creando una tabella che ha come chiave il nome della scuderia e come valore quell'oggetto team che contiene di nuovo il nome della scuderia, ma poi contiene tutti i piazzamenti fatti nei vari gran premi. Okay? Quindi quando arrivo qui, in generale, quando il mio programma finisce questa graffa, T, il team T, è un riferimento a un oggetto che è riferimento all'oggetto giusto, è riferimento all'oggetto team su cui devo andare ad aggiungere le informazioni di piazzamento, o perché l'ho recuperato dall'hashmap, o perché l'ho appena creato e messo dentro l'hashmap. Fatto sta che è quell'oggetto lì, ok? E a questo punto posso semplicemente mettere t.info.add new team info, e qua quindi avevo bisogno di gran premio. Per costruire un team info ho bisogno del nome del gran premio, il tempo e il numero delle soste. P.t tempo e P.n soste. E così ho già finito, d'accordo? Se non avessi avuto l'hashmap, qual era il problema? Se non avessi avuto l'hashmap, questo get, quello che qua ho scritto con una sola riga, get, doveva essere un for che andava a guardare in tutti i team aggiunti fino a quel momento se ce n'era uno che si chiamava nella stessa maniera di cui di p.team. Invece così, con un'unica riga, ho fatto tutto. Stampiamo anche queste informazioni e poi magari facciamo pausa. Stampiamo queste informazioni. Per stampare le informazioni di hashmap devo fare il for, quello per ogni team, teams.keyset, stampo. Vediamo se ho aggiunto i metodi. Qui mi manca un metodo toString e qui invece c'è. Ci aggiungo solo il metodo toString qui. E ci metto string result nome. Prima sono partito col risultato che è il nome del team, ci ho messo una capo, poi ho fatto il for per tutti i piazzamenti di quel team e li ho concatenati sempre con una capo, e poi dopo ci ho messo la res. Quando lancio questa cosa qua, vediamo qual è il problema. Allora, qui adesso il problema che mi dà è null pointer exception. Ah, ok. Vediamo di risolverlo insieme. Null pointer exception. Abbiamo detto, null pointer exception è quando ho un oggetto null a cui io sto cercando di fare un qualcosa. Ok? Quindi, null pointer exception potrebbe essere
in generale è sempre dovuta a questo motivo qua. L'idea è: cerco in una linea dove c'è il punto. La cosa a sinistra del punto è quella che è null e non dovrebbe esserlo. Ok? Il problema è che in questa linea ho tantissimi punti. Ok? Quindi potrebbe essere che P è null, perché se parto ad analizzare qui, vedo P punta N soste. Se P fosse null, allora N soste, ovviamente qua darebbe null pointer exception. In generale, quando avete una linea, una cosa fatta in questo modo, e volete scoprire l'errore, okay, se non vi vengono idee prima, potete mettere prima della linea che dà l'errore, ci mettiamo delle system.out.println di tutte le cose prima del punto, quindi t, poi ci mettiamo una system.out.println di info, di t.info, poi una system.out.println di x, e poi una system.out.println di p. Okay? Se una di queste system.out.println stampa null, quello è il mio errore. Ok? Ok, vediamo qua cosa è successo. Adesso mi è spostato l'errore, è venuto null pointer exception subito qua, nella T, ma non mi ha stampato null come mi aspettavo, mi ha dato null pointer exception, e guardate, perché giustamente, siccome avevo messo la T dentro una print line, lui chiama il metodo toString associato a T. Quindi vado qua dentro e mi dà errore in questa linea qui. Ok? Null pointer exception associata a questa linea qui. Quindi adesso in un'altra via rispetto a quella che pensavo, ho capito qual è l'errore. Ok? Se dà un null pointer exception una riga così, vuol dire che lui sta cercando di fare un for su una cosa null. Infatti, vedete, l'array list non l'ho mai creato. Quindi array info uguale a new array list di new. Okay. Qui adesso questo li posso togliere, eseguiamo il tutto. Ok, allora, non abbiamo ancora finito, manca ancora un qualcosina, vediamo. Allora, sembra andare bene, nel senso che mi ha stampato questa prima stampa qua, è quella che abbiamo fatto inizialmente dei Gran Premi. Dopo questa dovrebbe essere la stampa dei team. Mi ha stampato giustamente i nomi dei team, ma non mi ha stampato i team info, le informazioni di piazzamento di quei team. Ok? Cerchiamo di andare a capire come mai non me le ha stampate. In teoria dovrebbero essere qua aggiunte. Andiamo a vedere il metodo toString di T, di team. Info.
Allora, non lo riesco così al volo, non lo riesco a vedere. Quindi cosa facciamo? Mettiamoci dei controlli. Allora, cerchiamo di capire. Una prima domanda è: i dati ci sono e non vengono stampati o proprio non ci sono? Ad esempio, potrei voler stampare. Ah no, ok, ho capito. Stavo per dire, potremmo voler stampare la grandezza dell'array t.info. Ok? Volevo mettere una print line di t.info.size per vedere se mi viene un numero tutto uguale a 0, vuol dire che i dati proprio non ci sono. Se invece viene i dati non ci sono, e quindi vuol dire che ho sbagliato un qualcosa prima nell'aggiungere i dati al mio release di team. Se invece viene un numero maggiore di 0, allora vuol dire che i dati ci sono, ma io evidentemente sbaglio un qualcosa nello stampare. Ok? Allora stavo per scrivere, qui volevo proprio scrivere una cosa tipo system.out t.info.size, ma mi sono accorto che non funziona, perché qua sto scorrendo il key set dell'hashmap, ok? Quindi sto scorrendo soltanto le chiavi, quindi certamente che t in questo caso è soltanto il nome del team, perché il key set, le chiavi di queste hashmap sono proprio delle stringhe. Quindi io, in verità, quello che non dovevo stampare t e basta, dovevo stampare teams.getT, cioè dovevo ottenere l'oggetto team da stampare, non soltanto la chiave. E adesso invece viene bene. Infatti, viene che la Ferrari ha partecipato al Gran Premio di Monza con questo tempo e con questo numero di stop, a questo Gran Premio con questo tempo e con questi stop e via così. Okay. Quindi adesso facciamo pausa, però la cosa importante è questa: all'esame o negli esercizi, che ci abbiamo messo molto tempo per organizzare i dati in questa maniera e ancora non abbiamo fatto nessuno di questi punti, non è un problema, perché quando i dati sono organizzati bene, lo vedremo dopo la pausa, fare questi punti è questione di 3 minuti a punto, ok? In 3-4 righe facciamo tutti i punti se i dati sono organizzati bene, ok? Ok, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi dopo finiamo questo esercizio. Allora, cominciamo adesso che abbiamo organizzato i dati nel modo giusto, cominciamo a realizzare i punti, eventualmente aggiungendo dei metodi se questi ci servono. Ad esempio, il primo punto è trovare la squadra che è arrivata prima in più gran premi. Okay? Quindi qua è abbastanza facile, mi verrebbe da fare dentro team un metodo che mi dice questa squadra qui quante volte è arrivata prima, così dopo farò bene a vedere chi è che è arrivato prima più volte. Ok, quindi ci sarà un metodo public int num primo che mi dice questa squadra quante volte è arrivata prima. Int parto con 0, scorro il mio array list di team info se ti.p è uguale a 1 n più. Quindi parto con un contatore uguale a 0, scorro tutti i team info,
quando trovo un posizionamento uguale a 1, cioè prima posizione, incremento il contatore di quante volte sono arrivato primo e adesso vediamo, devo scorrere, quindi la squadra che è arrivata prima, chiamo più volte prima, P prima, inizialmente uguale a null. Adesso cosa faccio? Scorro tutto l'array delle squadre, for string t teams.keyset, quindi per ogni squadra mi chiedo se P prima è uguale a null, cioè all'inizio, oppure se teams.get p'.non primo. Allora scrivo la riga così scompaiono gli errori, poi dopo discutiamo insieme. Se questo è minore di cosa vuol dire? Allora, questo if qua, quando è che entra in questo if qua? Entro o all'inizio, cioè se p' è uguale a null, cioè quindi quando ancora non ho nessuna idea su quale sia la squadra che è arrivata più volte prima, oppure se, cosa sto facendo? Vado, prendo l'insieme delle squadre, prendo la squadra quella che io credevo fosse quella che è arrivata più volte prima, e prendo il numero di volte in cui questa è arrivata prima. Se questo numero qui è minore di teams.getT.primo, cioè sto scorrendo con T tutte le squadre, se trovo una squadra che è arrivata prima un numero maggiore di volte di quella che io credevo fosse di prima, farò di prima uguale. Alla fine di questo for, di primo conterrà la squadra vincitrice più volte. Potremmo anche fare stampare anziché di prima e basta teams.get di prima, così stampiamo tutte le informazioni di quella squadra. Quindi in questo caso la squadra che è arrivata prima più volte è Ferrari, che è arrivata prima. Forse ci siamo dimenticati una stampa in Team Info. Ci siamo proprio dimenticati un'informazione, abbiamo fatto un errore, ok? Credevo che P fosse il numero di volte Sì, c'è una cosa da sistemare. Vedete? Team info lo costruisco come nome, tempo e numero di soste. Qui mi sono sbagliato, ho chiamato, cioè un errore, ho chiamato P il numero delle soste. Poi mi sono confuso, credevo che P fosse il piazzamento e ho usato la P per capire quante volte è arrivato primo. Quindi correggiamo un attimo, mettiamo questo qua, lo chiamiamo N soste. N soste, poi però ci aggiungiamo anche P, che comunque è un'informazione che mi è utile, ok? Cioè devo sapere se questo team info, che a tutti gli effetti è un piazzamento,
se è, devo tenerne conto di questo piazzamento, insomma. E quindi qua, quando lo creo, ci devo aggiungere, quando creo team info, prima ci devo mettere pos, si chiamava. E scusate, prima di completarlo, anche in, nel metodo toString ci metto nsost e qua ci metto così dovrebbe stampare il gran premio, posizione uguale e poi virgola e le altre cose. Così infatti adesso viene che Ferrari è la prima, che è posizione 1 e posizione 1. Per pura fortuna anche prima veniva Ferrari, perché evidentemente è l'unica che si è fermata una volta e quindi io lo consideravo come posizione 1 e così. Ok? In generale adesso qui sono stato un po' distratto e così ed era nato questo errore. In generale una buona abitudine è di cercare di essere consistenti con i nomi per non sbagliarci, ok? Quindi se abbiamo deciso di chiamare il numero di soste n soste, cerchiamo il più possibile di usare sempre la variabile n soste, ok? Così che alcuni problemi dovrebbero essere meno facili da ottenersi. Ok, quindi tutto questo pezzo qui è il codice che stampa il primo. Trasformiamolo nel codice che scrive su file, print writer out uguale new print writer new file writer 1.txt. Poi secondo punto, trovare la squadra che ha realizzato il tempo medio inferiore. Qua uguale, ok? Quindi in team, come avevo il metodo che mi dava num primo, qua avrò un metodo public double tm tempo medio. Funzione che, data una squadra, mi calcola il tempo medio di completamento del circuito del Gran Premio di quella squadra lì. Solito discorso della media, double media uguale a zero per ogni team info. M più uguale ti.t return M diviso ti.size info.size. Ok? Calcolo la media col solito modo, sommo in accumulo e poi divido. E qua vedete è identico questo codice qui,
Ok, posso quasi prendere questo codice, lo copio e incollo. Adesso, anziché P' la chiamo tempo medio inferiore. Ok, adesso la condizione qual è? Se tempo medio inferiore uguale a nulla, oppure se se il tempo medio di questa qua stavolta è maggiore, perché voglio trovare il minimo del tempo medio di t, cambio la mia idea su quale sia la squadra che ha il tempo medio inferiore. Medio è nullo se la squadra col tempo medio è maggiore di quella, questo qui il cambio, il tempo medio dovrebbe andare bene. Ok, poi in generale un'altra cosa che non abbiamo visto solo molto velocemente. Qui per far comparire i file devo semplicemente fare un refresh. Okay. Adesso mi viene che la squadra che ha il tempo medio inferiore è sempre la Ferrari, che ha questo, evidentemente, se andiamo a vedere i dati, questo ha un tempo medio di 30 e 23, le altre sono dei 30 e 45, 30 e 47, sono tutte i maggiori. Cioè, ad esempio, mettessimo una squadra con un tempo medio molto basso, e facciamo riandare tutto, adesso giustamente diventa McLaren quella che ha il tempo medio più basso. Ok, punto 3, trovare il numero massimo di soste ai box per ogni team. Ok, quindi questo qui è leggermente diverso, non è più il team che fa più soste ai box, ma per ogni team il numero massimo di soste ai box. Ok? Quindi è un metodo che metterei direttamente dentro la classe team, cioè per ogni team ti chiedo qual è il tuo numero massimo di soste ai box. Public int num max soste. Qua di nuovo è abbastanza facile, posso partire con un int n uguale a 0, scorro tutti i team info, se ti.n soste è maggiore di n uguale a ti. Ok, quindi questo qua è il classico coso per trovare il massimo. L'unico dettaglio è questo qua. Se avessi voluto trovare il minimo, invece, l'unica particolarità è questa qua. Se avessi voluto trovare il minimo, andava modificato. Sicuramente qua ci avrei dovuto mettere un minore anziché un maggiore. Ok? E tipicamente inizializzavo la variabile n con un numero astronomico. Ok? Così che al primo giro certamente viene subito cambiata. Ok? In generale, se volete fare le cose ancora più eleganti, una cosa che non abbiamo visto, c'è questo integer.maxValue, è l'intero più grande rappresentabile. Ok? E
e quindi se un'iniziazione del genere certamente fa sballare, fa scattare l'if subito. Ok? N uguale a 0, se il numero di soste maggiore di n, anche questo siamo a posto. A questo punto, dentro gran premio, posso fare il terzo punto. Dove creo il file, faccio il ciclo, file 3, faccio il ciclo for, per ogni team t in teams, punto keyset, allora per ogni string t nel keyset troviamo il numero massimo di soste, numero massimo soste è uguale a teams.getT.numMaxSoste. E poi out.println t più numero massimo. Ok, quindi per ogni t, per ogni squadra, nome, scrivo il numero massimo di soste che fa questa squadra, ok? Il punto 4 l'avevamo già fatto in un certo senso, stampare il file di input mettendo gli arrivi nel giusto ordine era semplicemente questo qui, ok? Era questa stampa qui che stampava i gran premi e per come avevamo inserito i valori dentro all'array di tre elementi erano già ordinati, ok? Quindi posso copiare e incollare questo. Copio e incollo questo. Qui che diventa il punto 4 e lo chiudo. Ok? Vedete? È questo qui che volevo dire con una volta che i dati sono organizzati nella maniera giusta, risolvere poi dei punti che c'entrano con l'accedere ai dati, se i dati sono organizzati bene, è molto facile fare i punti, d'accordo? Stampare la seguente tabella, team, poi c'è primo, secondo, terzo, Ferrari 200, McLaren 001 e via così, ok? Anche in questo caso è molto facile. Allora, supponiamo di team info in team, ok? In un certo senso devo sapere non primo, non secondo e non terzo, d'accordo? Quindi facciamolo un attimo, soltanto un attimo più elegante, anzi qua se all'esame fate copia e incolla tre volte va bene, ok? Copia e incolla e chiamate il metodo non primo, non secondo e non terzo e chiamate
e cambiate questa variabile qua in 1, 2, 3, ottenete il numero di volte che arriva primo, il numero di volte che arriva secondo, il numero di volte che arriva terzo, ok? Volendo fare un attimo le cose un attimo più eleganti, adesso mi rendo conto che mi serve anche la il metodo in un secondo e un terzo. Mi rendo conto che sono quasi uguali a questo non primo, allora lo chiamo non arrivo, gli passo in ingresso una posizione e così quando faccio non arrivo 1 mi darà il numero delle volte dei primi, non 2 arriva il 2, non 3 arriva il 3. Adesso chiaramente genera un errore qui. Adesso questo num primo non esiste più come metodo, si chiama num arrivo 1. Ok, e finalmente posso fare anche l'ultimo punto. Vediamo. Quarto punto, quinto punto, ok, allora stampiamo intanto la riga iniziale dell'intestazione, quindi out.println. Team. Qui va benissimo una virgola, ok? Se vogliamo stamparlo leggermente meglio ci possiamo mettere, non so se l'abbiamo visto questo qua, barra T. È il tab, ok? È il modo come il barra n va a capo, il tab fa una spaziatura con il tasto di tabulazione. Mettiamo team in due tab, num primo in due tab, num secondo, mettiamo solo un tab dopo, secondo tab, num terzo. Ok, e così andiamo a capo. Così dovrebbe stampare il nome, uno spazio un po' grandino, poi primo uno spazietto, secondo spazietto, terzo, e mandare a capo. Okay, subito l'out.close così mi ricordo. Poi, per ogni team, dovrò stampare chi me la dice la riga che devo scrivere qua dentro il print line. Partiamo dalla prima. La prima lettera è facile. Ok, stampo il nome del team. Poi ti diamo due tab per uniformità con quello che c'è sopra. Poi dobbiamo usare quello che abbiamo appena fatto. Allora, il problema è questo qui, attenzione. A molti forse verrebbe da fare, il metodo si chiama numArrivo, forse a molti gli viene da scrivere t.numArrivo1, ok? Però questa cosa qua non funziona, e l'errore che dice è the method numArrivoInt is undefined for the type string. Questo cosa vuol dire? T evidentemente è una stringa,
e io sto cercando di chiamare numArrivo sulla stringa, che però ovviamente non si può fare, perché T è un metodo di team, non di stringa, ok? Quindi mi devo ricordare che tutte le volte che faccio, come poi abbiamo fatto anche sopra, però tutte le volte che faccio un for su una, insieme su un hashmap, quindi scorro delle chiavi che sono delle stringhe, la cosa che devo fare è, come abbiamo fatto sopra, vedete, sopra facevamo sempre per accedere teams.getT, cioè accedo all'oggetto team associato alla chiave T. Ok, abbiamo sempre fatto così sopra, teams.get, 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 ok? Quindi anche qua dovremo fare teams.get t.numArrivo1, è il numero di volte che siamo arrivati primi, più, ci metto il tab, più, poi dopo ci copio questa cosa qui, un'altra volta e un'altra volta, ok, per teams 2 più il 3, ok, quelli li ho messi soltanto così per farveli vedere, voi li potete mettere tutti su una riga ovviamente. E così dovrebbe stamparmi la mia tabella con i numeri di arrivo. Ok, andiamo a vedere. Ok. Sembra andare tutto, non so se qua c'è, o c'è un errore o semplicemente i tab o i tab sono un po' sfalsati. Di solito, se, vedendo che fatalità dà l'errore quando ci sono delle stringhe lunghe, mi verrebbe da supporre che è un problema dei tab, ok? Quindi prima di andare a preoccuparmi, ci aggiungo un altro barra T, metto tre tab dopo il nome del team. Vediamo. Proviamo a cercare di capire come mai sta facendo così. Sostituisco i tab con tre puntini, così che vediamo la stampa cosa viene fuori. Ok, quindi no, va, dovrebbe andare bene, è solo forse proprio un problema sempre di tab. L'ultima volta e poi dopo pensiamo a una soluzione alternativa. No, niente, non gli piace, è così. Pensiamo a una soluzione alternativa. Facciamo una stringa e facciamo una stringa di questo qui, ovviamente andrebbe benissimo l'esercizio già finito così, ok? Se vogliamo fare i sofisticati, ok? Ci prepariamo una stringa dello spazio con un po' di spazi, ok? E poi dopo
vediamo se ci riusciamo. Se adesso faccio s.substring.t.length, e qui al posto che questo ci mettiamo s.substring.team, length, ok, adesso c'è il problema, si è spostato dall'altra parte, però almeno qua abbiamo tutto ordinato per bene, ok. Prima di finire, vedete qua, questo è proprio un dettaglio che non ha, però cosa fa questo s.substring.t.length e questo s.substring.team.length? Perché ho fatto questa cosa per mettere a posto i tab, le indentazioni? Esatto, cioè il problema è questo qui, cioè io ho delle stringhe che in generale hanno una lunghezza diversa, tipo ho team e poi posso avere Ferrari. E io voglio però che i numeri mi compaiano allineati qui, ok? Quindi cosa dico? Che mi sono preparato una serie di spazi molto lunghi, diciamo di 10 spazi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo di 10 spazi, ok? Allora dico che da questo punto in poi, okay, ci voglio attaccare s.substring, s e quello là in alto dove c'ho 10 spazi. Substring team.length, cioè a quei 10 spazi salto le prime team.length caratteri, okay. Quindi in questo caso sono 10 meno 1, 2, 3, 4, 6, 6 spazi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e poi dopo scrivo la cosa. Quando faccio la stessa cosa con Ferrari, insomma, ho 10 spazi ma ci tolgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spazi, ne rimangono giustamente soltanto 3, e quando scrivo una cosa dopo le ne ha, ok? Giusto per costruire un dettaglio, ok? Ci sono delle domande? Allora direi che per oggi possiamo finire qui.